Io ho l'immagine di un uomo severo ma profondamente giusto e molto attento alle garanzie della persona. È la testimonianza di chi era praticante nelle udienze del giudice Giancarlo Stiz, in quelle aule del Tribunale Vecchio che oggi ha salutato il suo magistrato nell'ultimo viaggio. Davanti a quel palazzo asburgico, oggi in restauro e tra le colonne del Duomo, la magistratura ha partecipato ai funerali dell'uomo di legge che passerà alla storia non solo trevigiana e veneta come il giudice delle trame nere. Perché nel 1969 ci voleva coraggio per affrontare un caso come la bomba di Piazza Fontana a Milano, le cui radici affondavano tra Padova e Castelfranco, ma soprattutto nel lato oscuro dello Stato. Una bella sfida, perché la stampa locale all'epoca parteggiava più per Freda e Ventura che per la tesi delle piste nere. Una sfida che costò una vita sotto scorta per lui e tutta la famiglia, ma che alla fine diede i suoi frutti. Un esempio di servitore dello Stato, lo stesso di Falcone e Borsellino, con quella discrezione e riservatezza che incuteva timore anche a chi batteva la sua porta per poter riprendere le sue udienze, dove chiedeva solamente di apparire il meno possibile. Discrezione, lavorare senza pensare all'immagine. Di questi tempi mi sembra una cosa abbastanza curiosa e rara.